Il fatto che poi determinate aziende promuovano i diritti sui bambini, il diritto al lavoro, il diritto delle donne, l'inclusione, la promozione, tutto quello che vogliamo, poi però al colloquio o a dei colloqui ci si pone in questa maniera, ci rimango estremamente male. Penso, dove andrò mai? Quali sono allora le mie possibilità? Allora, diciamo che dopo una breve introduzione, insomma, di chi ero, quindi quali erano stati i miei studi, la mia formazione, insomma, le mie esperienze lavorative, una piccola parte del colloquio è stata riservata ovviamente anche a quello. Dopodiché ci sono delle domande prettamente rivolte alla mia vita, io la chiamo vita privata, perché di fatto quello è, quindi al fatto che sicuramente avere un bambino è una caratteristica importante per ricoprire una determinata mansione. E diciamo che ad un certo punto, più che un colloquio dove io dovevo in un certo senso convincere loro di essere la persona adatta, la persona giusta per quel ruolo, sembrava più un dover giustificare il mio essere mamma e sembrava come se parlassi anche già un po' da perdente, perché chiaramente dover rispondere a delle domande del genere ad un certo punto, tipo anche mentalmente, emotivamente, ti pongono in una condizione, in una situazione in cui per quanto tu possa rispondere, ti senti un po' sbagliata, cioè mai avrei immaginato una direzione di quel tipo per il colloquio. Ho avuto altre esperienze perché, per esempio, quando sono rimasta incinta lavoravo, ero ancora impiegata per un'altra azienda, però diciamo che in quel caso non mi sento di accusare nessuno perché il contratto sarebbe terminato naturalmente, avevo un contratto a tempo determinato, era l'inizio della pandemia, quindi probabilmente anche cercando di entrare un po' nella mentalità aziendalista, un'azienda che si trova di fronte ad una pandemia, una ragazza il cui contratto sta per scadere, è vero che rimane incinta, quindi sempre da un punto di vista umano si sarebbe potuto fare qualcosa, sicuramente, quello sì, infatti anche lì io ho avuto un mutuo che diciamo, è saltato su per aria proprio perché non avendo più un contratto non avevo più possibilità di andare avanti, di portare avanti la pratica. Quindi diciamo che non è proprio un tema nuovo nella mia vita, cioè mi è già successo a causa della gravidanza o il fatto di essere mamma di non poter avere magari la stessa opportunità di un'altra ragazza o di altre ragazze che come me avevano il contratto a tempo. È penalizzante, sì, è penalizzante, questo ho avuto una conferma, a parte se l'ho vissuto sulla mia pelle per l'appunto, come dicevo prima, diverse esperienze, fortunatamente non tutte, però diverse esperienze, due su due hanno confermato questa concezione che c'è, no? Della mamma o della gravidanza, eccetera. E l'hanno confermato anche tutti i commenti, cioè la maggior parte dei commenti mi hanno per l'appunto spiegato che anche altre ragazze, altre donne, anche altre signore, insomma, hanno vissuto la stessa cosa. La cosa che mi fa più arrabbiare è lo stentare. Adesso abbiamo una realtà fatta di promozione dei diritti, promozione della formazione, inclusione del candidato, inclusione delle donne, rispetto. E quindi il fatto che poi determinate aziende promuovano i diritti sui bambini, il diritto al lavoro, il diritto delle donne, l'inclusione, la promozione, tutto quello che vogliamo, poi però al colloquio o a dei colloqui ci si pone in questa maniera, ci rimango estremamente male, penso. Dove andrò mai? Quali sono allora le mie possibilità? In realtà no, non voglio dire nulla, voglio solamente cercare di sottolineare che il lato umano viene molto, molto prima di tutte le altre cose. L'azienda, l'investimento, la mentalità aziendalista, il profitto. Molte recruiter, anche donne, hanno commentato dicendo: se io investo nella mia azienda, devo capire se effettivamente sto facendo la scelta giusta o meno. Giustissimo. Prima di quello vengono altre cose. Se tu pensi di non poter investire su una persona del genere, c'è modo e modo. Puoi farmi un colloquio, hai mille modi. Hai mille modi per farmi un colloquio, per sottopormi a stress, per farmi delle domande, per capire anche un po' di più della mia vita privata, se vogliamo. Mille modi. Però domande di un certo tipo, o comunque andare proprio a battere sull'essere mamma di una persona, cioè, non so che dire, cioè, nel senso io sono un po' speechless, non ho parole, non so che dire. Cioè, mi piacerebbe che ci fosse più attenzione da parte di tutti quanti, di tutti noi, per una cosa così preziosa, perché
Avere un figlio è una cosa bellissima, è una cosa estremamente impegnativa, questo mi rendo conto, ma è una cosa bellissima, ti cambia la vita, ti dà un sacco di skills, ti fa capire che cos'è il problem solving, che non è quello lavorativo, che dici vabbè oggi ho finito il turno, ci penso domani, non è quello, è un'altra tipologia, ti fa venire mille dubbi e mi piacerebbe che tutte queste capacità che si acquisiscono da mamma possano essere viste in virtù di un lavoro, in virtù delle qualità di una donna.